Eccoci arrivati all'ultimo capitolo sull'origine degli Aspri e delle Agate. Nei precedenti 27 capitoli abbiamo analizzato una grande varietà di materiali composti da silice microcristallina e in questo capitolo cercheremo di fare un riassunto di quelli che sono i fenomeni fisici e la chimica che sta alle spalle della genesi di questi materiali. Bene, per ricapitolare da quello che abbiamo visto, sembra chiaro che le centinaia e forse migliaia di varietà di silice microcristallina si possono ricondurre a tre varietà principali: l'opale, il diaspro e il calcedonio. L'opale è un minerale riconosciuto, mentre il diaspro e il calcedonio sono considerate varietà di quarzo, classificazione che potrebbe aver bisogno di una rivisitazione, però ad ogni modo sono delle entità ben precise. Vediamo che sia la genesi sia le proprietà fisiche e chimiche di questi due materiali sono ben precise, ben classificabili e ben distinte. Innanzitutto il diaspro e il calcedonio sono due materiali molto tenaci, uno opaco e uno trasparente, mentre al contrario l'opale è fragile ed è idrata, e questa idratazione è probabilmente alla base della sua fragilità. Anche calcedonio e diaspro sono idrati, ma in una misura minore. E tutte queste varietà hanno comunque una specie di suddivisione interna. Abbiamo visto che l'opale è composta, cioè può essere costituita da opale organogena, l'opale prodotta da organismi viventi, e che è un'opale completamente amorfa, opale A, e l'opale CT sarebbe opale cristobalite tridimite, che è una varietà leggermente più cristallina, che è il risultato della diagenesi dell'opale A, oppure è il risultato della precipitazione diretta da soluzioni. Quindi questo opale ha delle molecole all'interno che assomigliano alle molecole, come abbiamo visto, della cristobalite e della tridimite, che però sono due fasi del quarzo di alta temperatura e non hanno assolutamente niente a che vedere con l'opale, che nonostante questo appellativo di CT resta comunque amorfa, ma in misura minore che l'opale A. Allo stesso modo delle sottili variazioni le abbiamo viste dentro al diaspro. Sappiamo che il diaspro normalmente floccula, quindi diciamo che è costituito da particelle, floccula e da dei materiali stratificati, però in alcuni casi forma dei materiali molto simili ai muschi e quindi possiamo supporre che ha degli andamenti molecolari lineari. Ecco, la stessa variazione avviene all'interno del calcedonio, che come abbiamo visto possiede due strutture interne: il calcedonio globulare, che pur avendo delle fibre, ha delle fibre molto corte che si dispongono, diciamo, a raggiera, quindi a formare dei globuli, mentre il calcedonio fibroso ha delle fibre molto allungate che costituiscono l'intera banda delle agate bandate, cioè delle fibre che attraversano per completo la banda. Ecco, quindi tutte queste tre varietà e queste suddivisioni interne potrebbero dare l'idea che ci sia una variazione continua dall'opale A, che è la fase più amorfa di tutte, al calcedonio fibroso, che sappiamo è già al limite del cristallino, è una fase che è praticamente anidra, e che ha delle analogie molto più affini a quelle del quarzo che a quelle del calcedonio. Quindi questo gradiente mi porta a un aumento dell'ordine, cioè a un aumento della cristallinità, cioè dall'amorfo al cristallino, e la corrispondenza di diminuzione di acqua. L'opale amorfa è ricca in acqua e il calcedonio fibroso ne è privo. Ecco, in mineralogia il calcedonio è considerato, come abbiamo visto, una varietà criptocristallina di quarzo, mentre il diaspro sarebbe una varietà opaca di calcedonio. Ecco, questa classificazione è sicuramente obsoleta perché diciamo
prima di tutto il termine criptocristallino, che è stato inventato per definire il calcedonio, il diaspro, la selce, alcuni materiali che davano problemi all'XRF, e letteralmente significa in latino che è cristallino, però cripto, cioè non possiamo vedere la sua cristallinità. Cioè, siamo nell'anno 2000 e possiamo vedere atomi, possiamo vedere dentro degli atomi, ma non possiamo vedere i cristalli di calcedonio. Questo è un concetto che per una scienza è abbastanza assurdo. L'altra cosa curiosa è che il diaspro, per esempio, è una varietà di una varietà, quindi chiaramente c'è qualcosa che non funziona in questa classificazione. Ad ogni modo, questa è la situazione. Esiste una abbondante letteratura mineralogica sulla silice che riconosce nel calcedonio tre strutture cristalline. Queste strutture vengono chiamate Langfast, Langslow e Langstroth. Una lutessite, che recentemente ha preso il nome di moganite, la quarzina, e questo sarebbe il calcedonio vero e proprio. Tutti questi studi si basano soprattutto su metodologie microscopiche, ottica, SEM, TEM, eccetera, però mancano di un approccio geologico, che è quello che abbiamo usato in questo corso. Di queste tre fasi, solo la moganite è stata riconosciuta come una specie minerale nell'84, però poi è stata discreditata nel 94, nuovamente approvata nel 2009, quindi ancora direi che possiamo avanzare dei dubbi sulla reale esistenza di questa fase come un minerale sé stante. Fatto sta che un gruppo di ricercatori, credo spagnoli, lavorando su dei campioni delle Canarie, hanno riconosciuto delle peculiarità in questo tipo di calcedonio. Tutti questi studi hanno un'ampia letteratura, rimando alla letteratura corrispondente perché non è compito di questo corso compilare le teorie esistenti, e anche perché sicuramente molte di queste teorie sono in corso di rivisitazione. Ci limitiamo qui a quello che è stato l'approccio geologico ai campioni, e quindi cerchiamo di analizzare dall'analisi che abbiamo fatto e vedere cosa possiamo concludere. Quindi non useremo mai questi termini e cercheremo di usare quelli che abbiamo usato fino adesso, che sono dei termini più descrittivi. Va bene. Quindi, tornando ai nostri tre materiali, che sono il calcedonio, il diaspro e l'opale, sappiamo che la mineralogia è abituata a minerali che cristallizzano da soluzioni diluite, soluzioni idrotermali diluite, cioè in cui la silice, per esempio, sta realmente in soluzione. Le soluzioni sono dei composti omogenei in cui gli atomi di silice, in questo caso di silicio, sono liberi di muoversi, e da questa soluzione, a partire da un germe cristallino, cominciano a crescere i cristalli. Invece, nel nostro caso, siamo in condizioni colloidali, cioè sono soluzioni molto dense in cui gli atomi di silicio non sono liberi di muoversi, e la viscosità è molto alta. In queste condizioni, le proprietà fisiche sono completamente diverse da quelle che sussistono nel caso delle soluzioni diluite, e per questo vediamo che questi materiali non cristallizzano, restano densi e nel corso della loro formazione hanno passato per una serie di fenomeni che sono più simili e più facili da studiare da un punto di vista geologico, diciamo da un punto di vista sedimentologico, che non da un punto di vista mineralogico, cioè dalla precipitazione di cristalli da una soluzione. Ecco, abbiamo visto alcune proprietà tipiche di questi materiali, vediamo di riassumerle. Il calcedonio ha la capacità di aderire alle pareti di una cavità, fa del tappezzamento, in inglese coating, cioè si aderisce e crea delle bande tutto intorno. Questo succede senza cristallizzare, mentre il quarzo riempie delle geodi con cristalli, ma perché questi cristalli aderiscono su un germe che sta sulle pareti. Per
ma in questo caso diciamo che è una massa che si appiccica. Questo è qualcosa che può ricordare una gelatina. Il diaspro invece è soggetto a deformazioni plastiche e può essere soggetto a perdite di volume, come vediamo per esempio in questo campione, che chiaramente il fondale era stato riempito da questo, diciamo, fango silicio, che poi ha perso acqua, si è disidratato e ha cambiato di volume. Anche questo avviene senza cristallizzare, quindi diciamo che il comportamento del diaspro è molto simile a quello di un fango e quindi diciamo anche qui di un colloide di tipo, si chiamano sol, poi vedremo. L'opale invece permette alla silice di entrare nelle cellule. L'opale ha questa proprietà di perminalizzare i tronchi, cioè la silice entra nelle cellule e le indurisce senza cristallizzare. Se un tronco viene sostituito da pirite, da quarzo, da malachite, da qualunque di questi minerali, le cellule si rompono e possiamo avere un calco del tronco, ma mai avremo una perminalizzazione delle cellule. Questa perminalizzazione è possibile solo perché le cellule di opale sono abbastanza piccole per entrare dentro le pareti, diciamo, le molecole dell'opale, scusate, sono abbastanza piccole per entrare dentro le pareti cellulari del legno, però non cristallizzano, perché se cristallizzassero romperebbero queste membrane che sono molto delicate. Quindi si indurisce anche in questo caso senza cristallizzare. Questi tre fenomeni sono caratteristiche tipiche, come abbiamo visto, delle soluzioni colloidali, e le soluzioni colloidali sono il regno dei polimeri. Quindi è molto probabile che la formazione di questi materiali avvenga a partire da polimeri. Ecco, vediamo di analizzare in dettaglio ognuno dei tre materiali. L'opale, sappiamo da foto al SEM, al microscopio elettronico, che è strutturata in sferette. Cosa sono queste sferette? Beh, non sono atomi, questo è un campione di quarzo, questa è la superficie di una faccia di quarzo, ripresa sempre a un microscopio di alta risoluzione, però vediamo che la scala è diversa, qui ci sono 10 unità di misure metriche e qui ce ne sono solo 5, quindi diciamo che questi sono estremamente più piccoli, 5 ordini di grandezza più piccoli. Quindi queste sferette sono costituite da milioni di atomi. Quindi quello che a noi sembra un ordine perfetto, in realtà continua a essere un materiale amorfo. Infatti, il materiale è amorfo dentro le sfere. Nonostante questo ordine è responsabile dell'arlecchinamento dei riflessi di luce che danno l'opale, dall'opale nobile. E quindi non confondiamo le sferette con un ordine atomico. Però esistono queste sferette e sono sferette sciolte. Che materiale nel mondo minerale può dare delle sferette con questa regolarità e questa perfezione? Nei minerali nessuno, ma nel mondo della fisica c'è un solo materiale che può creare delle sferette come queste ed è un polimero. Vediamo qui una foto di un opale, la mettiamo in comparazione con la foto del polistirolo, che è un polimero di carbonio con 8 molecole di idrogeno, e vediamo che il polistirolo ha una struttura esattamente uguale a quella dell'opale. Anche se è costituito di un altro materiale, quindi più leggero, ha altre proprietà fisiche. Se creiamo una soluzione monodispersa di polistirolo, cioè mettiamo queste sferette in acqua, però facendo sì che le sferette siano tutte della stessa dimensione, cioè monodisperse, ecco, queste sferette danno arlecchinamento, perché la luce, passando attraverso le sferette, viene rifratta con il diametro delle sferette è simile alla lunghezza d'onda della luce, e quindi abbiamo
interferenza. È lo stesso fenomeno che avviene nelle sferette di Opale che dà l'arlecchinamento nell'opale nobile. Ma andiamo, si può andare oltre. L'opale nobile è famosa per avere delle strutture, diciamo, dei domini di cristallizzazione, come abbiamo visto già anche nelle agate, dei domini di cristallizzazione che, diciamo, sono delle zone in cui l'orientazione dell'ordine delle sferette è costante, poi a un certo punto cambia e cambia angolo. Questi vengono chiamati, nella terminologia degli opali, vengono chiamati patches. I patch sono tanto più rari e preziosi quanto più sono grandi, e all'interno dei patch possiamo avere colori monocromatici o l'intero arcobaleno, l'intero arcoiris. Ecco, questi patch, questi domini di cristallizzazione li troviamo anche nel polistirolo, perché queste sferette, chiaramente se sono tutte delle stesse dimensioni, si aggregano per forze di van der Waals, cioè forze elettriche, e formano dei domini di cristallizzazione, cioè cominciano a creare delle strutture come questa in cui c'è un ordine delle sferette. Però, siccome questi ordini cominciano in punti diversi, diciamo da germi diversi all'interno della soluzione, quando questo reticolo di sferette si avvicina al reticolo vicino, non può più crescere e crea un giunto, e quindi si creano queste zattere. Anche in questo caso possiamo chiamarli patch. Queste sferette si formano nel polistirolo per stagionamento, in inglese si dice curing. Lo stagionamento è basicamente aspettare del tempo, in questo caso 90 ore dopo dopo aver lasciato la soluzione a decantare. Ecco, i tempi per l'opale non so quali siano, però anche in questo caso è chiaro che i tempi geologici hanno ben più di 90 ore di tempo per creare questi patch. Quindi vediamo che i fenomeni fisici alla base della genesi degli opali nobili sono molto simili a quelli che possiamo studiare all'interno di un polimero del carbonio. Ecco, possiamo introdurre a questo punto un concetto che è quello della cristallizzazione di un polimero. Per quello che riguarda la mineralogia, la cristallizzazione è un processo legato ai corpi cristallini, quindi la cristallizzazione di un polimero che è un corpo amorfo è un po' un'eresia. In realtà, nello studio dei polimeri si usa il termine cristallizzazione in una maniera diversa e fa riferimento a un processo di allineamento delle molecole di polimero che vengono allineate per filamenti. Questi filamenti possono essere disordinati, quindi danno delle strutture amorfe, oppure allinearsi in questa maniera, cioè creare delle zattere come quelle che vedevamo prima e dare un risultato che viene chiamato semicristallino. Queste strutture vengono chiamate lamelle. E queste lamelle si possono addensare fra loro a creare delle sferuliti. Anche qui il termine sferulito non ha niente a che vedere con il termine che abbiamo usato nella devitrificazione dei vetri, e è un uso della terminologia scientifica proprio dello studio dei polimeri del carbonio. Quindi la formazione delle sferette è composta da allineamenti di molecole più o meno ordinati in lamelle e si formano queste sferette. Nell'opale abbiamo una situazione molto simile, perché queste sferette sono sciolte e non si legano fra loro con forze molto resistenti, per quello l'opale è fragile, perché diciamo che gli OH-, cioè lo ione dell'acqua di decomposizione dell'opale, sta ai bordi dell'opale e dà una carica negativa alla particella, per cui le particelle fra loro si respingono leggermente. E queste particelle possono essere di varie dimensioni, possono cominciare in questa maniera e dare delle cose di dimensioni molto piccole, però abbiamo, diciamo, sferette che vanno da 1 micron a 400 micron, abbiamo delle strutture di
di sferette molto piccole e degli aggregati di sferette più grandi. Quindi c'è una specie di gerarchia di queste strutture sferiche, cioè della cristallizzazione, e sappiamo che le sferette sono più cristalline nelle zone dell'opale CT che non in quelle dell'opale amorfa. Quindi la struttura delle sferette dell'opale è in qualche modo compatibile con la struttura delle sferette, delle sferulite di un polimero cristallino. Se prendiamo in esame un calcedonio, questa è una foto a nicolo incrociati di un calcedonio con la tipica struttura fibroso raggiata. Ecco, vediamo che le estensioni ondulate e la struttura fibrosa sono praticamente identici a quella che è la struttura di un altro polimero del carbonio, che è il polipropilene. Per capirci, il polipropilene è la materia plastica che viene usata per fare sedie, tavoli e questo tipo di cose, quindi un materiale più duro rispetto al polistirolo, che ha questa struttura molto simile al calcedonio, che anche in questo caso sappiamo che al calcedonio la struttura fibrosa gli dà una tenacità molto maggiore che non quella dell'opale. Ecco, vediamo un po' che tipo di soluzioni colloidali esistono, perché parlare di soluzioni colloidali in genere, c'è una fisica delle soluzioni colloidali molto importante, che ha delle regole abbastanza diverse che non quelle della fisica dei fluidi. Basicamente le due soluzioni colloidali più importanti sono il sol e il gel. Il sol è un liquido viscoso molto denso che può fluire, però è controllato dalla gravità, è una specie di salsa besciamella, una crema. Questo è un sol. Il gel, al contrario, è un solido. Non è un liquido, è un solido. Si può rompere, può avere delle fratture, anche se è molto instabile, è elastico, è molto ricco d'acqua dentro, però si può rompere. Diciamo come una gelatina, questa è una torta di gelatina, e vediamo che all'interno non c'è gravità, cioè se noi mettiamo dentro degli spicchi di frutta, questi restano in sospensione, appunto perché è un solido. Se mettiamo della frutta all'interno di una crema, tardi o temprano queste arriveranno sul fondo. E il passaggio da uno stato all'altro, cioè da solo a gel, è possibile semplicemente aggiungendo acqua o sottraendo acqua. Un sol, che potrebbe essere per esempio un fango, se disidrata, si secca e passa, prima di diventare duro, secco, passa per uno stadio che è di tipo gel. Allo stesso modo un gel, se gli aggiungiamo acqua, si diluisce e può passare a dare un sol. Quindi questi due tipi fisici di soluzioni sono intercambiabili a seconda della quantità di acqua presente. I sistemi colloidali sono, per definizione, sono sistemi eterogenei in cui le molecole non sono libere di muoversi all'interno della soluzione, e comunque questo movimento non è costante all'interno del corpo, quindi possiamo avere delle zone un pelino più dense, delle zone un po' meno dense, e lo stesso all'interno dei sol. Quindi possiamo avere addirittura dei corpi che passano lateralmente da gel a sol. Questo nelle soluzioni è impossibile perché le soluzioni per definizione sono dei corpi cioè costanti all'interno. Quindi per esempio una soluzione idrotermale della silice che fa cristallizzare del quarzo, ha una composizione costante e dei tassi di crescita dei cristalli più o meno costanti. Mentre qui c'è la fisica all'interno di queste soluzioni abbastanza complessa. Ecco, vediamo un po' alcuni campioni che abbiamo già visto per vedere cosa ci dicono sulla base dell'idea che stiamo lavorando con dei polimeri e con delle soluzioni colloidali. Allora, abbiamo visto che i diaspori chimici si comportano come dei sol durante la deposizione,
perché i sol, ricordiamo, sono le salse tipo besciamella. Il sol fluisce, infatti sappiamo che c'è scivolamento, mostrano fenomeni gravitativi, per esempio qui abbiamo la cascata che sul pendio fa scivolare verso il basso del materiale di diaspro, ha delle deformazioni plastiche come queste e si induriscono senza cristallizzare. Questo è un sol, cioè una soluzione ricca in di acqua, più ricca rispetto al gel. Alcune strutture però dimostrano che questi diaspri possono passare a gel per perdita di liquidi, cioè per disidratazione. Infatti, qui abbiamo schematizzato, il sol passa a gel. Quali sono gli elementi che ci fanno pensare questo? Beh, basicamente i crack da dissecamento. Abbiamo visto questi crack che si formano in maniera molto simile a quelle che si formano nei fanghi delle pozzanghere, sono dovute a perdita d'acqua, come perdita d'acqua l'abbassamento del volume di questi depositi, e questi crack possono portare a creare addirittura delle slump breccia, cioè degli scivolamenti di queste lamine fratturate. Quindi in questo caso quello che era un sol si è trasformato in un gel o addirittura è diventato a un certo punto solido. E chiaramente per diventare solido deve passare, cioè per diventare diaspro, diciamo, deve passare per gel in un determinato momento. E gel è quel punto in cui il materiale si sta deformando, è ancora plastico, però poi si rompe. Ecco, vediamo invece il calcedonio, che abbiamo visto che si comporta come un gel. Perché? Perché può aderire alle pareti della cavità senza cristallizzare. Quindi, questo aderire, questo essere appiccicoso e non cadere, avere no gravità al suo interno, è tipico del gel. È anche tipico del gel che dei muschi resta in sospensione senza cadere. Però può succedere che anche questo gel si trasformi in sol, cioè sia apporto di liquidi. Quali sono gli elementi che ci danno queste informazioni? Beh, le stalattiti, prima di tutto. Beh, una stalattite evidentemente è qualcosa che si era previamente aderito al tetto della cavità, però poi ha sgocciolato. Quindi un materiale che precedentemente era gel diventa, in un determinato momento, per poter sgocciolare, diventa sol. Le bande orizzontali abbiamo visto che sono il risultato della diluizione delle bande concentriche, del passaggio da queste bande per diluizione verso il basso, quindi in soluzioni più diluite. Non abbastanza diluite da dare modo di cristallizzare quarzo, quindi siamo ancora in una soluzione colloidale, però le bande sono orizzontali, sono controllate dalla gravità nella stessa maniera in cui sono controllate dalla gravità le lamine del diaspro. Quindi anche le bande orizzontali sono un momento in cui si ha passaggio da gel a sol. Ma anche i muschi, che abbiamo visto che possono restare in sospensione, in certi casi possono diventare anche questi come sgocciolanti, creare delle specie di stalattiti, e in alcuni casi possono venire accumulati sul fondo. Questo cosa significa? Che i muschi a un determinato momento stavano in sospensione, perché sappiamo che i muschi crescono sulle pareti della cavità, non crescono qui dove stanno, crescono tutto intorno alle pareti, anzi in genere crescono più nella parte alta che in quella bassa. Vediamo anche in questo caso, la parte bassa viene rapidamente sigillata dai primi muschi che cascano, quindi questa striscia di muschi che vengono deposti sul fondo inibisce la crescita di ulteriori muschi e i muschi continuano a crescere dal tetto della cavità. Se restassero in sospensione, saremmo in ogni fase in una situazione di gel, ma invece se c'è diluizione cascano tutti e si ritrovano verso il fondo. Ecco, la polimerizzazione della silice, quindi abbiamo visto che va in due direzioni. Va nella direzione dell'opale, di crescita delle particelle. Queste particelle diventano via via più grandi, questo è ancora il caso dell'opale, poi possono cominciare ad allinearsi e a dare delle strutture incatenate. Questo
queste strutture incatenate, se sono più allungate, fibrose, andiamo nella direzione dei gel, e questa è una situazione che avviene in ambiente acido, mentre si va nella direzione dei sol, cioè della creazione di grosse particelle, però legate fra loro, però sempre sferoidali, quindi con meno allungamento, siamo in ambiente basico, e questa è la produzione di sol, nel campo di sol. Quindi abbiamo l'acido silicico che sta in soluzione in acqua, che diventa via via più grosso, passiamo in questa zona delle soluzioni colloidali, e poi prima l'opale, poi il calcedonio in questa direzione, il diaspro in questa direzione. E il colloide è una soluzione con le particelle per definizione fra 1 e 1000 nanometri, e quindi siamo esattamente in questa situazione. Quindi l'acido silicico è in soluzione finché le particelle non sono troppo grandi. A questo punto, a 1 nanometro, cominciamo ad entrare nel campo delle soluzioni colloidali, fino ai 1000 nanometri, poi si suppone che c'è deposizione e si mettono in moto altri fenomeni. Quindi, sempre per riallacciarci alla nostra classificazione di calcedonio diaspro opale, possiamo concludere che la silice microcristallina è costituita da tre polimeri. Due di questi sono incatenati, uno è incatenato in ambiente acido, un polimero lineare, e forma dei filamenti del calcedonio, è tenace e nasce come gel e forma delle bandate, e quell'altro, il diaspro, che è un sol, anche questo è tenace, viene catalizzato in ambiente basico ed è un polimero agrumi, o è un polimero lineare altamente ramificato, cioè queste ramificazioni si biforcano così spesso che invece di dare delle strutture lineare, da delle strutture a grappolo. In questo caso, questo diaspro floccula, si ritrova verso il fondo e dà dei materiali di questo tipo. Il polimero non incatenato, a particelle sciolte, è chiaramente l'opale, che è un sol, come abbiamo visto, e siamo ancora in ambiente più o meno basico. Quindi l'opale è quello che è, diciamo, il precursore più vicino, più simile al diaspro, nel processo di polimerizzazione del silicio, e però da un materiale a sé stante, perché essendo le particelle non incatenate sono sciolte ed è fragile. Ecco, quindi il processo che abbiamo visto può essere descritto come il processo di condensazione della silice o polimerizzazione. Partiamo dall'acido ortosilicico, si formano gli anioni di silice, cioè queste particelle via via più grandi, finché entriamo nel mondo delle particelle. Prima si forma l'opale, poi si forma il diaspro. Questo processo passa da una soluzione diluita, una soluzione colloidale, e arriva a un solido. Questo processo rilascia acqua, cioè mano a mano che andiamo avanti la particella è sempre più povera d'acqua, quindi si ha condensazione e perdita d'acqua. Il processo inverso è quello della diluizione della silice. La diluizione avviene per un processo che viene chiamato reazione alcali-silice, un processo molto conosciuto in edilizia perché è il cosiddetto cancro del calcestruzzo. Cancro del calcestruzzo è quello che provoca che nei cementi armati si provocano queste fratturazioni, perché la componente silicea delle sabbie entra in reazione e viene diluita per questa reazione alcali-silice. La reazione alcali-silice dice che un solido, che può essere quarzo nel caso del calcestruzzo, ma nel nostro caso ci interessa più il caso del vetro, dell'opale, del diaspro, del calcedonio, si comincia a assorbire acqua, si trasforma in un opale, poi in anioni di silice, finché entra in soluzione e si discioglie come acido ortosilicico. Cioè tutte le fasi dure della silice possono assorbire acqua e trasformarsi in una soluzione colloidale. Da il materiale solido al materiale in soluzione ci sono tutti i passaggi intermedi di sol, di gel, di
di colloide. Quindi possiamo avere rammollimento, come abbiamo visto nel caso dei disequilibri, il rammollimento, che è una parola bruttissima, però ci rende chiaro che questo vetro o questo diaspro, se nelle condizioni di reazione alcali silice sono adeguate, può diventare un materiale fangoso, un materiale duttile, plastico, deformabile e non necessariamente viene messo in soluzione, può successivamente rindurirsi e tornare solido. Quindi questo è un continuo di diluizione della silice. Anche il quarzo, questo è un campione di quarzo da collezione, viene dal Pakistan e vediamo che ha una patina di opale sopra i cristalli, cioè questo quarzo ha reagito con la reazione alcali silice per delle condizioni chimiche ideali a questo processo, che sono delle condizioni alcaline. E vediamo che la patina che si è creata è una patina submillimetrica sui cristalli di quarzo e contiene delle fratture che sono esattamente quelle che ci aspetteremmo se fosse dell'opale fratturata. Beh, il pH è importantissimo, come vediamo da questo grafico, la solubilità della silice è fortemente dipendente dal pH, è generalmente abbastanza bassa, piuttosto costante fino a pH 9,5, e da qui c'è un picco e la solubilità diventa 4-5 volte maggiore, e per cui sappiamo che in queste condizioni la reazione alcali silice è molto probabile. Questo è il caso della devitrificazione dei vetri vulcanici, che come sappiamo è un inizio della reazione alcali silice. Avviene per sferuliti, cioè a partire da dei punti, perché probabilmente in quel punto c'era una maggiore concentrazione di alcali. In genere le ossidiane possono avere dei microcristalli di felspato, e questo felspato può offrire quel potassio che è sufficiente per far partire la reazione alcali silice. Ecco, quindi abbiamo visto che la silice in natura è soggetta a due fenomeni che dipendono dalla quantità di acqua presente. Un fenomeno va in questa direzione, che è la condensazione della silice, cioè la polimerizzazione del silicio, e il processo inverso è la reazione alcali silice, cioè la dissoluzione, la diluizione di un materiale duro. Si passa da un materiale diluito a un materiale rigido. Ecco, questo processo superiore, cioè la polimerizzazione, avviene in condizioni secche. Sappiamo che avviene per perdita d'acqua, quindi diciamo se fa caldo, se il clima è secco, si seccano i sistemi e si ha perdita d'acqua e si ha polimerizzazione. In condizioni umide abbiamo il fenomeno contrario, cioè viene una pioggia o qualunque apporto idrico e le condizioni sono favorevoli a reidratare il materiale, per cui possiamo avere la reazione alcali silice. Il cambio da queste condizioni secche a quelle umide è evidentemente un cambio stagionale, può dipendere da singoli eventi piovosi. Se siamo in una zona desertica, un singolo evento piovoso è certamente seguito da alcuni giorni di secchezza, per cui le condizioni secche si riportano in breve, mentre in altri casi può essere dovuta alla stagione, per cui c'è la stagione delle piogge, per cui i suoli restano impappati d'acqua per tutta la stagione delle piogge, e poi c'è la stagione secca in cui i suoli si seccano. Quindi i due casi sono possibili, probabilmente dipende dal clima e dalle zone climatiche, ma come abbiamo visto nello studio delle agate bandate, c'è questa doppia possibilità, se è l'evento in sé o se è la stagione in sé a creare le condizioni umide. Quindi i cicli umido-secco possono corrispondere, come abbiamo visto, o a stagioni o a semplici piogge. Quello che è importante nel momento che noi andiamo a cercare agate in campagna è capire dove si creano queste condizioni. Noi abbiamo bisogno di una zona di suolo
che, in cui la falda è suscettibile di seccarsi. Quindi questo intervallo, marcato qui in giallo, marca il limite fra la falda della stagione umida e la falda della stagione secca. Sotto questa falda il terreno è sempre umido, per cui non mi interessa, come ambiente genetico per calcedonio e diaspro, perché essendo sempre a mollo in acqua non abbiamo la polimerizzazione. Quindi la polimerizzazione avviene solo nella zona in cui ha un apporto idrico, segue un disseccamento, cioè la falda si alza e si abbassa. Quindi questa è la zona della formazione dei polimeri. No, non necessariamente questa deve essere la situazione attuale, però una volta che questa era la situazione all'epoca geologica in cui si è formato il deposito di Agate, per esempio. Quindi se noi andiamo a vedere, per esempio, un deposito di laguna e troviamo che c'è un livello ricco, dobbiamo ricostruire la situazione idrologica dell'epoca di quel livello e cercare di seguire questo strato, che ha una logica. Se poi noi studiamo la morfologia attuale, e la logica può essere più o meno sempre la stessa. E cosa succede in un ciclo umido secco? Tutta la silice che sta nell'acqua viene estratta dall'acqua ed entra a far parte della soluzione colloidale. Perché il deposito continui a produrre diaspori e calcedoni, questa soluzione colloidale deve mantenersi, anche se più o meno diluita, però deve mantenersi sia nella stagione secca sia nella stagione umida. Quindi i cambi devono essere non troppo drastici, perché se la diluizione è troppa, la soluzione colloidale si scioglie completamente e il materiale che avrebbe dato il diaspro sparisce. Se invece il materiale resta troppo secco, si secca e finisce di crescere. Il punto esatto è un giusto equilibrio in cui il materiale polimerizza, perde acqua durante la stagione secca, ma non del tutto, continua ad esserci una certa umidità, e nella stagione umida l'apporto idrico è limitato a quello che è sufficiente per apportare nuova silice senza portare via quella precedentemente deposta. Ecco, abbiamo visto come si formano le agate, i diaspori, l'opale. Si formano per due fenomeni: riempimento di cavità e pseudomorfosi di altri materiali, che possono essere tronchi, rocce o depositi di opali organogene, eccetera. Quindi abbiamo analizzato questi due tipi di fenomeni. Ora andiamo a vedere da dove viene questa silice, perché sappiamo che con la reazione alcali-silice ci sono dei materiali che mettono in circolazione della silice nelle soluzioni, nell'acqua. I materiali che maggiormente danno silice in soluzione sono l'opale organica e il vetro vulcanico. Tutti i diaspori che abbiamo visto sono prodotti dall'alterazione, dalla ristrutturazione di questi due materiali per pseudomorfosi, la possiamo chiamare. Comunque è chiaro che questi sono due materiali delicati. L'opale A, in quanto amorfa, è anch'essa un vetro, abbiamo visto, quindi i vetri sono instabili in condizioni atmosferiche normali e quindi sono facilmente suscettibili all'alterazione e alla reazione alcali-silice. Sappiamo che ossidiane o tektiti, che le vedremo in un altro capitolo, non esistono come materiale antico nella stratigrafia geologica. Tutte le tettiti sono minori di 30 milioni di anni e le ossidiane più o meno anche quelle. Non esiste una lava ossidiana, cioè di 100-200 milioni di anni. Questo perché succede? Perché in questo diagramma della solubilità della silice rispetto alla temperatura vediamo che il calcedonio e il quarzo hanno una solubilità più o meno simile, comparabile, mentre la silice amorfa, cioè l'opale, ha una solubilità nettamente superiore. Quindi sarà facilissimo di sciogliere dell'opale in acqua, mentre sarà molto più complicato di sciogliere del quarzo o anche del calcedonio.
Quindi anche a temperatura ambiente, questo è più o meno l'ambito dei processi epigenetici, l'ambito di formazione della maggior parte dei nostri prodotti di silice microcristallina. Anche in questo spazio vediamo che la solubilità della silice amorfa è nettamente più alta, mentre quella del quarzo è virtualmente nulla. Quindi la più importante fonte di silice in soluzione è sicuramente l'opale amorfa o il vetro che alla fine dei conti è una varietà di silice amorfa. Ecco, questa immagine è così per farvi vedere che i polimeri sono molto diffusi in natura e sono normalmente prodotti dagli animali, da tutti gli esseri viventi, sia vegetali che animali. L'uomo, per esempio, produce cheratina, che è un polimero di carbonio, nei capelli, l'avorio nei denti, l'avorio e la dentina nei denti, l'osteina, che è il materiale di base delle ossa, e la maggior parte delle proteine prodotte dal corpo umano sono costituite da polimeri lineari. E questo ci fa capire che in realtà anche i polimeri organici della silice sono un prodotto di alcuni organismi. Questi, li abbiamo già visti, sono dei gusci prodotti da organismi marini, sono dei microforaminiferi, il diatomee radiolari, sono dei piccoli organismi, diatomee sono dei cianobatteri, mentre i radiolari sono un gruppo a sé stante, credo, sono degli organismi che hanno una porzione della cellula che si dedica a fissare l'opale. Questo avviene in acqua, sia marina che lacustre, in Spagna per esempio la maggior parte delle selci derivano da bacini lacustri, però in entrambi i casi questo avviene in acqua. Sono pochi gli altri organismi che danno silice, alcune spugne, però diciamo che in ambiente marino questi rappresentano la grande percentuale dell'opale organogena prodotta. In terra invece vengono prodotti degli altri frammenti opalini che sono poco conosciuti, vengono chiamati i fitoliti. I fitoliti sono prodotti da molte piante, sono microscopiche formazioni che si accumulano, si formano all'interno dei tessuti per renderli un po' più resistenti e poi alla morte della pianta si accumulano nei suoli. Questi fitoliti sono senza dubbio una grandissima fonte di silice in soluzione, perché parliamo di opale A, cioè opale amorfa, quella che è più solubile nei suoli. Quindi quando si ricerca una fonte di silice in un territorio che non è vulcanico, che in genere i territori vulcanici cioè hanno vetri vulcanici, danno silice in quantità, però in un territorio non vulcanico, tipo gli opali dell'Australia, in genere si cerca la fonte come delle sabbie quarzose. In realtà abbiamo visto che il quarzo è molto difficile da disciogliere, mentre la presenza di fitoliti nei terreni è qualcosa di effimero, perché alla morte della pianta questi fitoliti vengono rilasciati nel terreno, però poi è molto probabile che alla prima pioggia questa silice venga immessa rapidamente in soluzione e può migrare e andare a riempire delle cavità e delle fessure, eccetera. Una delle piante che produce maggiori quantità di fitoliti è la lantana. Le graminacee, il sorgo, l'echisetto sono moltissime le piante che producono fitoliti, sono dei corpicini di forma più brutta di quelle dei radiolari, perché non hanno la necessità di vivere a sé stanti, sono, diciamo, come delle piccole ossicine, delle spicole, però la composizione è la stessa dei radiolari. Tutte queste piante hanno una produzione di fitoliti, ma ce ne sono alcune in particolare che hanno delle produzioni altissime. Per esempio la lantana è considerata una pianta infestante in alcune zone, molto difficile da eradicare. Per esempio in Australia è una delle zone dove si è decretata una vera battaglia contro la lantana e si spendono
milioni di dollari l'anno per cercare di eradicarla perché infestando mette a rischio delle altre piante locali. Ecco, questa lantana ha un'altissima concentrazione di fitoliti e potrebbe essere in gran parte responsabile della silice disciolta nei terreni. Queste zone rosse sono la distribuzione attuale della lantana, mentre io ho segnato con dei cerchietti le zone al mondo dove ci sono le più grandi abbondanze di materiali tipo opale, diaspro e calcedonio. Uno di questi è l'Australia, il famoso campo degli opali australiani, il Brasile, il Messico, eccetera. Non vorrei azzardare una relazione diretta fra queste due cose, però, per esempio, è chiaramente evidente che la lantana è una pianta ampiamente diffusa in Mesoamerica, dove c'è una concentrazione incredibile di depositi di silice microcristallina, mentre praticamente non esiste nel Sahara, che pur avendo le condizioni idrologiche perfette per produrre agate, diaspri e opali, non ha mai dato produzione di questi materiali. Quindi potremmo azzardare che si potrebbe analizzare se ci fosse una relazione fra la lantana o altre piante ricche in fitoliti e i depositi di opale o diaspro o calcedonio. Ecco, questo quindi possiamo riassumere, e abbiamo visto nel capitolo precedente il disequilibrio fra i polimeri della silice. E possiamo completare questo grafico con la forma del polimero. Quindi alla testa di tutto c'è l'opale, che è costituito da particelle sfuse che può trasformarsi per perdita d'acqua, cioè l'acqua viene estratta dalla superficie esterna delle particelle, per cui le particelle si possono, diciamo, attaccare fra loro e quindi facilmente arriviamo a produrre dei diaspri. Questi diaspri incatenati possono essere diciamo rammollati, possono subire la reazione alcali silice, passare a colloide e venire trasformati a calcedonio. In ambiente acido invece l'opale passa direttamente a calcedonio e per cui evidentemente queste sferette vengono un po' sfibrate e si ha il polimero lineare del calcedonio. Anche il calcedonio può subire la reazione alcali silice e in qualche maniera viene trasformato in diaspro nelle agate opache, il Canadian River, il PAM jasper, questi materiali che abbiamo visto nel capitolo precedente. Queste frecce vanno verso il basso, nessun calcedonio, nessun diaspro potrà mai andare indietro verso l'opale perché sarebbe, diciamo, contro l'ordine, cioè, questi materiali tendono all'ordine, questo è un materiale disordinato, instabile, tende all'ordine, questo materiale ordinato non, difficilmente potrà essere ridisordinato. Ecco, anche qui abbiamo visto nel capitolo precedente lo stesso schema per introdurre, oltre all'opale, per introdurre altri materiali instabili come il vetro vulcanico, e abbiamo visto che questi materiali instabili possono, diciamo, venire trasformati in diaspro e calcedonio, passare nel campo di stabilità del diaspro e calcedonio, però ad ogni passaggio si passa per il rammollamento, cioè la reazione alcali silice. Cioè questi materiali in blu sono solidi, diaspro, vetro opale e calcedonio. Ogni volta che si passa da un solido a un altro solido si passa per la reazione alcali silice e nuovamente per la ripolimerizzazione quando rientra nel campo di stabilità. Questo è quello che abbiamo visto, il cammino del diaspro oceano, e possiamo dire a questo punto che questi campi sono dipendenti fortemente dal pH, cioè pH acido da questo lato è il campo di stabilità del calcedonio, mentre il pH basico è il campo di stabilità del diaspro. Quindi, per concludere, abbiamo visto che ci sono tre tipi di silice microcristalline. Abbiamo visto che l'opale non dovrebbe essere un minerale perché è amorfo, però gli è stato concesso lo status di minerale per ragioni storiche, mentre il diaspro e il minerale non sono considerati minerali, nonostante la maggior parte dei musei di mineralogia,
hanno le vetrine piene di questi non minerali, fra virgolette. Per capirci i numeri, nell'Agate Lexicon, che è un testo prodotto da Roger Pabian, riporta più di 3.000 varietà di agate, mentre i minerali sono 5.026, quindi diciamo che l'ordine di grandezza delle varietà dell'agata, solo dell'agata, quindi non ci sono neanche quelle varietà di opale, credo, parla di agate in senso generico, credo che siano agate di Aspri, e il numero è mostruoso se pensiamo che questa è solo una varietà di quarzo, che è una specie minerale. Le gemme da taglio sono stimate attorno alle 200 varietà. Quindi nel campo della geologia il diaspro, il calcione e l'opale la fanno veramente da padroni, e nel mondo della mineralogia ha anche un numero molto, molto elevato di varietà, appartiene a questi soli due materiali. Quindi io vorrei proporre qui che, a maggior ragione, se l'opale ha lo status di minerale per ragioni storiche, anche il diaspro e il calcedonio, che sono materiali usati fin dall'antichità, dovrebbero essere considerati minerali per ragioni storiche. Le prospettive di quanto abbiamo studiato fin qui, quali sono? Beh, probabilmente ci sono delle prospettive. Sicuramente una prospettiva di approfondizzare questo tipo di analisi della silice microcristallina è sulla geologia e lo studio del paleoclima. Infatti abbiamo visto che l'analisi delle agate bandate e di altri materiali applicata a un determinato giacimento può servire come uno strumento di analisi aggiunto per lo studio del paleoclima di un determinato suolo o di una determinata regione, soprattutto a livello comparativo. E da un punto di vista della tecnica dei materiali possiamo anche avere degli sviluppi, approfondizzando questi conoscimenti che abbiamo raggiunto dall'analisi dei materiali naturali, per ripetere questi processi in laboratorio. Quindi, se impariamo a dominare questi processi di indurimento e ramollimento del diaspro, potremo usarli per la produzione di oggetti di grande resistenza. Il diaspro è un materiale che, come resistenza, non ha uguali al mondo, è lontanamente viene avvicinato dalle ceramiche, però è sicuramente più forte, più duro della maggior parte delle ceramiche che vengono prodotte dall'uomo. Quindi potremmo, da un lato, usare i processi Sol-Gel per produrre, per esempio, che ne so, delle lastre di rivestimento, invece di tagliare delle lastre di granito, potremmo creare delle lastre di diaspro, potremmo creare un colloide, addensarlo, riempire un calco con la forma che ci pare e indurirlo, e quindi potremmo creare delle lastre di diaspro per l'edilizia, diciamo. Oppure potremmo usare il processo di permineralizzazione, che è quello che abbiamo visto che è alla base della fossilizzazione dei tronchi, che è simile alla plastinazione, che è un processo che è abbastanza dominato, la cui tecnica si conosce abbastanza bene, e potremmo petrificare dei tessuti organici, quindi, che ne so, potremmo creare un fiore di diaspro, di pietra, oppure creare un oggetto di legno, permineralizzarlo e indurirlo. Il legno è facile da lavorare, potremmo creare in legno l'oggetto che ci piace di più, della forma più strana, e poi trasformarlo in diaspro, e quindi sicuramente potremmo trovare alcune applicazioni tecniche a questi tipi di processi. Queste sono prospettive per il futuro, ma credo che dopo tanti capitoli che abbiamo passato ad analizzare questo tipo di fenomeni, ne sappiamo abbastanza di più per poterci addentrare anche nel mondo delle prospettive per il futuro.